Buongiorno a tutti, benvenuti, bentornati qui a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono le 14:28 minuti in questo istante, insomma un orario diverso dal nostro solito e consueto appuntamento del 12:30, ma oggi parleremo di un tema nuovo, un tema un po' diverso. Vedrete che anche insomma il titolo della puntata, come vedete, è un po' diverso dal solito, quindi perché non cambiare anche l'orario? Parleremo di startup, parleremo di cosa vuol dire fare startup in Italia, ovviamente se non si parla a Milano di startup, dove si deve parlare, insomma, della patria delle grandi innovazioni italiane. Però parliamo di startup particolari, verrebbe da dire, se non so, così dice questo libro che ho qua con me, dice startup di merda. Non so bene a che riferimento si faccia e quindi lo chiedo all'autore di questo libro, che è qui ospite con noi oggi, Mario Moroni. Buongiorno Mario. Buongiorno Fabio, come stai? Tutto bene Mario, tu stai bene? Un po' di raffreddore, un ma po' bene, di raffreddore insomma. Va bene, diciamo. No, insomma, io Mario lo conosco da tanto tempo, l'ho lasciato che raccontava bellissime storie di startup dalle, non si può dire frequenze in quel caso, perché è una web radio, da sempre, da qualche dalle cosa, onde, dalle onde, esatto, sonore di una web radio, di OK Radio. E poi adesso me lo ritrovo che invece mi parlano più di bellissime startup, ma di startup di merda. Ma sono bellissime startup di merda, perché sono delle startup reali. E io volevo raccontare le startup reali, no? Le 200 e passa startup che ho intervistato negli ultimi 3 anni, anche aggiungendo la mia esperienza, l'esperienza da imprenditore. Con OK. Allora, infatti, partiamo un attimino dalla domanda fatidica: chi è Mario Moroni? Ah boh, io rispondo sempre un imprenditore digitale, anche se imprenditore digitale vuol dire che non sei un vero imprenditore, ma che lavori con il computer e giochi con il computer, diceva mia nonna un po' di anni fa. In realtà, insomma, mi considero un imprenditore che lavora anche nel mercato digitale, quindi nella comunicazione digitale, aiutiamo le aziende a fare business online. Un imprenditore, appunto, Mario, tu che sei nel mondo digitale da sempre, da quando il digitale non c'era quasi, verrebbe da dire, dal no? 1998, esatto, quindi 20 anni tra poco. Perché 20 anni fa un giovane Mario, ancora, un giovane bello, ancora, alto, biondo, con gli occhi azzurri, ecco, diciamo che gli mancano solo gli occhi azzurri, ma adesso ci abbiamo ancora tutto, ti inventi un nuovo modo di fare musica online. Sì, diciamo, è iniziato con, vabbè, una serie di progetti, poi in realtà il progetto che ha avuto un po' più successo è OK Music, che è nato come portale che metteva insieme i ragazzi che volevano fare musica uploadando le proprie, una volta, tablature, no? Quindi le cose di una senso, volta, gli accordi, via dicendo, e si facevano recensioni dei concerti e dei dischi. Una volta ancora si ascoltava la musica. Qui parliamo degli anni ancora prima di MySpace, molto probabilmente. Sì, sì, prima di, lì, MySpace. No? Infatti, prima di MySpace. Anni di EasyOCities, di Xum, del web a directory, e questo lo capirebbe solamente o un appartenente al deep web o chi invece 20 anni fa andava su internet, quando non c'era il vero e proprio www. E quindi è nato un po' tutto da lì. Poi nel 2001 ho lanciato la piattaforma di live streaming. Siamo stati, credo, forse una tra le prime due realtà in Italia a portare live streaming, e poi tante altre, insomma, iniziative. Live streaming, quando veramente, cioè, ormai vedete, chiunque fa live streaming lo facciamo anche noi, cioè, nel senso, no, veramente ormai fare una diretta live, poi insomma siamo contenti che ci guardate e siamo contenti che poi è il contenuto, come sempre, che poi premia, ma insomma adesso è sostanzialmente molto semplice, sì, adesso fare comodico, certe cose, e anzi adesso finalmente ci si può sconcentrare sui contenuti e su altro. Esatto. All'epoca insomma c'era da concentrarsi su quanti metri di filo separavano il computer dalla presa del telefono, e che, no, cioè, e che tua mamma o tua nonna, mi è capitato che mia nonna non alzasse il ricevitore, perché altrimenti a quel punto tiravi giù tutto. Io mi ricorderò sempre il primo MP3 che ho scaricato da Napster, che era un pezzo di Eminem, è un pezzo di Eminem, My Name Is, credo di averlo scaricato in 2 settimane, perché il download di quei 3 mega durava giorni, e tutte le volte c'era qualcuno che voleva telefonare, quindi ricominciavo da capo. Preistoria digitale. Preistoria digitale, che però insomma ti è servita per arrivare un po' a vivere, secondo me, dimmi se sbaglio, il mondo digitale di adesso, però anche un po' disincantato, nel senso riconoscendone i pregi ma anche i difetti di questo, sì, mondo. Sì, tutti e due i lati, sai, quando in qualsiasi mondo, in qualsiasi mestiere tu parti quando sei giovane con tantissime, o meglio, entusiasmo, così era per noi, è stato anche sì, per te. Poi in realtà cominci a conoscere sia le dette, i lavori, che tutto quello che c'è dietro, e cominci anche a capire le cose che non sai fare e le cose che in realtà non esistono. E la startup di merda, è anche un po' quello che non esiste. Beh, infatti no, parliamo bene, dai, perché insomma il titolo è forte e anche la grafica, adesso ho visto adesso che c'è un richiamino, si potrebbe, allora, chiamare così, sul retro. Il buon Gerolamo Pascuzzi, che ha fatto l'editing con me della creatività, e aveva qualche dubbio ogni tanto se deve essere così, sì, incisivo.
Perché tu dici la startup di merda non è la startup che va male o che va bene, non è quella in realtà. No, 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 no. È proprio il problema di ecosistema, viene da dire. Cioè, che tu hai bisogno, che fai con la merda tutti i giorni, tu dici. Sì, io faccio sempre questo paragone nella presentazione. Cioè, potevo chiamare il libro in qualsiasi maniera, intitolarlo in qualsiasi maniera magari più edulcorata, però la merda che schiacci e che ti rimane attaccato sulla scarpa è quella cosa che senti dalla mattina alla fine finché non la togli dalla scarpa in maniera adeguata, ma non riesci mai a togliere totalmente. E quindi la startup e le problematiche, i casini, le sfighe e le sfide di chi fa impresa digitale continuano e le senti tutti i giorni. L'obiettivo primario del libro era dare, diciamo, un percorso per convincerti a te, lettore, che non devi aprire una startup in Italia. Diciamo che è un po' come adesso si usa a fare, no, gli stress test, cioè ti metto così ansia di non aprirla, che se poi con l'apri vuol dire che allora devi farlo a quel punto. Esatto, hai preso, no, il punto, cioè è lì, nel senso che se sei così bravo a sorpassare questo schema vuol dire che lo puoi fare e devi farlo assolutamente. È un libro positivo, non è un libro critico, però divertente. Ecco, ma allora, se dovessimo trovare i tre motivi per non aprire la nostra startup. Beh, allora, bisogna anche vedere dove nasce la startup. Molte volte c'è una grande incoscienza e mancano i presupposti anche imprenditoriali proprio una startup. Proprio un'azienda, una startup innovativa vuol dire avere un'azienda vera e propria, e quindi il primo motivo perché non aprirla è perché non hai probabilmente le competenze per aprirla. Credi di averle magari vedendo un paio di video online del mio amico Marco Montemagno, di altre persone che fanno impresa, ma poi finisce lì. Invece devi avere un proprio background imprenditoriale che è diverso da quello di fare il manager in azienda o addirittura anche il dipendente o freelance. Quindi primo è questo. La seconda cosa è che l'ecosistema italiano è fatto apposta per non farti fare impresa. Cioè siamo, credo, mi sembra il 75esimo paese nel mondo per capacità imprenditoriale, quindi siamo bravissimi a fare impresa, ma abbiamo un ecosistema, le più grandi imprese al mondo, cioè, maniera digitale, cioè Olivetti non è che è nata da una roba, è stata un'eccellenza Olivetti, ma ce ne sono state tante. Ma adesso altre. Comunque, cioè, se pensiamo alle grandi eccellenze come Ferrari e compagnia bella, però poi siamo stati al 75esimo posto su dove andare la prima azienda. L'ecosistema, no? Non è fatto per quello, non siamo i paradisi fiscali, né tantomeno siamo gli ambienti smart che ci diciamo ogni tanto in gergo. E il terzo punto è che oltre all'ecosistema neanche le persone sono pronte per fare startup e fare digital. Perché? Perché chiaramente ancora ad oggi, nel 2017, quasi 2018, stiamo parlando dei contratti di lavoro nazionali, e quindi non si può fare startup in questa maniera, o meglio, non si può fare la startup digitale, si può aprire un bel ristorante magari. Capito, perché tu mi dicevi prima, stavamo un po' che chiaro sul discorso startup, di fare attenzione anche a definire startup, perché poi ci sono startup e startup, cioè startup innovative e quella invece tradizionale, diciamo. Come si può... Allora, tu quando apri un'azienda puoi definirti startup, tutti, cioè anche aprire un ristorante è una startup. Poi ci sono dei requisiti, cioè diciamo un valore che ti viene attribuito e che è nella tua bella visura camerale, che è startup di valore innovativo. Vuol dire che hai dei requisiti specifici per fare innovazione, quindi hai dei requisiti, hai un dottorato all'interno, investi più del 40% ogni anno su new business e ricerca e sviluppo, hai una previa attiva industriale, hai dei requisiti selezionatori per questa cosa. Quindi se tu entri nelle startup innovative devi avere anche una propensione verso l'esplosione, no? Quindi il fatturato banalmente che raddoppia ogni anno, le capacità di creare un nuovo prodotto, le capacità di fare perdita controllata e ogni anno perdere per investire. Queste cose di norma chi vuole fare la classica applicazione al bar con dopo tre pinte con gli amici non ha neanche le competenze per vedere questo e crede che sia aprire veramente nel garage. E infatti quanto questo mito del garage, quanto appunto i video tuoi di Montemagno sono in realtà siete colpevoli? No, Monti no, non me ne voglia Marco. No, beh, ma in realtà c'è lo stesso Marco, ma anche altri sfuggono e cercano di sfuggire, diciamo, in tutto quello che è il mondo motivazionale, che non esiste, non serve. Quando tu apri una startup non ti serve essere motivato. Servono i soldi. No, beh, se non sei motivato, no, tu che vuoi aprire un'azienda. Servono le competenze, no? Non servono neanche i soldi. I soldi sono sempre l'ultimo. Per fare qualcosa, ma soldi in norma sono sempre l'ultimo problema quando c'è un prodotto che funziona, un servizio che viene comprato, venduto a un mercato. Perché? Perché in Italia abbiamo due fondi di investimento principali per il mondo startup, non ci sono 100.000, ma una startup può anche non farsi finanziare in Italia, fa finanziare dove vuole lui. Quindi tornando al discorso proprio della startup, devi avere una competenza.
competenza. E, l'illusione di poterlo fare probabilmente deriva anche dalla mancanza di formazione, cioè se io so che devo fare una traversata a nuoto, non mi butto dentro se non so nuotare, ok? Invece in questo caso noi ci buttiamo dentro tutte le volte senza sapere la lunghezza, la profondità, se c'è vento, se sappiamo nuotare, se qualcuno ci darà una mano, se avremo dei problemi. E quindi questo libro ti spiega che se hai una famiglia, se hai un mutuo, se non sei capace di vivere con zero, se non fai un lavoro su di te, psicologico anche, devi essere preparato per il fatto che, diciamo, 4 su 5 andrà male. Quindi andrà molto male. I dati poi sono abbastanza in realtà allarmanti, no? Diciamo, 4 startup su 5 chiudono entro 2 anni, mi dicevi? Eh sì, entro i primi anni. Poi in realtà vedevo prima di entrare in trasmissione, appunto per non dire la classica butad, la stampa diceva nei primi 2 anni le startup innovative, la metà chiude. Poi anche qua bisogna anche capire un po' i numeri, cosa vuol dire chiudere, la liquidazione non è una chiusura, bla bla bla. Però il punto sta a quello, no? La startup impresa bisogna farla con consapevolezza e con grinta. Ecco, dove la posso trovare questa consapevolezza? Nel senso, basta studiare in bocconi e divento uno startupper perfetto, oppure... Non lo so, perché non avendo fatto la Bocconi non te lo so dire. Immaginavo che... Però ho fatto una lezione qualche settimana fa in Cattolica, e vedevo i ragazzi con gli occhi sgranati, nel senso che probabilmente ancora ad oggi, neanche le più grandi università, c'è ancora un ritornello del se studi avrai sicuramente un posto sul palcoscenico, cosa che dai numeri non è possibile, nel senso che non è che tutti possiamo diventare imprenditori, non tutti lo devono diventare, tutti non devono diventare manager. Dall'altra parte invece acculturarsi, come fare percorsi universitari o percorsi di master internazionali, dicendo, aiutano. Non è stato il mio percorso, però non posso dirti quella sia stata giusta. Il mio percorso è stato esclusivamente di gavetta. E infatti, perché tu hai un percorso molto, diciamo, di lavoratore in realtà, cioè di maniche tirate su e andare a spalare la merda. Il titolo del libro, appunto, no? Sì, è il modello che sono riuscito a fare. Non sono riuscito a fare università per voglie, per non voglie e anche per non capacità economiche, ma sono riuscito a fare questa cosa per fare altro. Ma al massimo che tu dici, non ho fatto questa un po' per necessità, ma anche proprio per voglia, non avevo voglia. Sì. E adesso fai un lavoro che lavori 24 ore su 24, fondamentalmente. Sì, quando vado nelle scuole, però dico, quando smetterete di studiare, comincerete a studiare, perché è così è stato per me. Cioè, io quando facevo ragioneria non studiavo, cioè non andavo bene a scuola. Cercavo sempre di fare le cose all'ultimo minuto dicendo perché dovevo farlo, ma non avevo una vera e propria motivazione. Però non vedevo l'ora di spegnere quella giornata e fare altro. Quell'altro è la tua motivazione. Oggi siamo in un mercato del lavoro dove non c'è più la possibilità di farle 8 ore, quindi c'è solo l'altro. Più prima tu capisci che cos'è il tuo altro e come riuscire a monetizzarlo, e più riuscirai a capire come andare avanti, insomma. 200 startup hai incontrato, sì. Più di 200 startup per scrivere questo libro. Che cosa ti ha colpito di queste startup che hai incontrato? Ma allora, innanzitutto la grande voglia di raccontarsi, perché a differenza degli imprenditori che intervisto, imprenditori più tradizionali che hanno magari l'azienda di produzione o di prodotto, dove è sempre un casino capire se hanno voglia di essere intervistati o meno, cioè hanno magari voglia di essere intervistati ma hanno paura di svelare i propri segreti. Okay. Invece le startup sono lontane dal cosiddetto NDA, no? Quindi dal patto di riservatezza. Loro ti vogliono raccontare la loro attività perché sono lì a promuovere, sono lì più ne parlano e meglio è. Quindi una grande grinta che non mi aspettavo dai giovani italiani. In realtà tutti gli under 20 o gli under 25 che incontro, ma anche gli under 30, hanno questa grinta se fanno startup, perché hanno lasciato il proprio lavoro e devono pagarsi la pagnotta ogni giorno. E poi il fatto che in tutte le startup che ho sentito sono pochissime quelle con l'innovazione, cioè quella con il prodotto disruptive, come dicono quelli bravi, no? Quella cosa nuova che non c'era prima. Un altro caso che spiego sono i ragazzi di Washout, che sono anche qua a Milano, che ti permettono di lavare la macchina in strada, mentre è parcheggiata, a secco con un'applicazione. Quindi non è nulla di nuovo, però tu risolvi un tuo problema, quindi adesso posso aprire l'applicazione e lavare la macchina. Quindi la capacità di trasformare qualcosa che già c'è in una esecuzione migliore, no? Quelli bravi dicono il 5% è l'idea, il 95% è l'esecuzione, il successo della startup. Invece noi, le scuole, i film su Steve Jobs, li dicendo, ci dicono l'idea, se non hai l'idea non vai da nessuna parte, non è assolutamente vero. E la terza cosa
il fatto di aver già capito che avranno una piccolissima parte di successo in Italia e più del 90% all'estero, no? Le aziende di produzione in Confindustria c'è il solito ritornello: 30% mercato locale, 70% fuori. In realtà sappiamo benissimo sul digitale deve essere addirittura ancora di più, no? Totalmente internazionale. Quindi già questi tre requisiti mi fanno capire nelle startup che ho incontrato che sono nel posto giusto, al momento giusto, con la modalità giusta. Ma sicuramente tutte e 200 sono startup fantastiche. Quella che proprio ti ha colpito tanto, una delle startup che ti piace raccontare? Beh, questi ragazzi di Washout sicuramente, e poi quelli che vanno sul concreto, no? Perché poi quando si parla di digitale si parla sempre di cose che non sono palpabili. Appunto, infatti, quanto il digitale invece sta diciamo diventando reale invece, cioè concreto, quanto è nella vita di tutti i giorni, non tanto appunto in sistemi o virtualizzazioni? Allora, il digitale oggi è quasi solo Internet of Things, cioè è difficile che tu trovi una startup che ti, o un'azienda, un'applicazione, un'innovazione che è scollegata dall'offline. Okay. No? Il mio amico Matteo Sarzana, general manager di Deliveroo, che quindi qualche anno fa era poco conosciuto, oggi Deliveroo e Foodora, tutti questi servizi on demand sono presenti, mi ricorda sempre come hanno cominciato e quindi come in realtà è difficile trovare anche i manager per fare questa tipologia di lavoro. Perché? Perché alla fine, oltre a mancare le competenze, manca l'applicazione proprio fisica nel come fare le cose e anche nel come andare a creare le attività. E quindi fisico, per forza fisico. Se oggi tu non hai un'applicazione a terra, fisicamente sul terreno, non puoi fare nulla, insomma. Quindi abbiamo detto 200 startup che hanno raccontato la loro storia, tre buoni motivi per non aprire, non l'hai detto, però ci sarà un buon motivo invece per aprire una startup. Il mio è perché è una figata pazzesca, cioè perché comunque quando ti ho la possibilità, e oggi la possibilità di studiare da tutte le parti, siamo nell'epoca con più informazione possibile, la possibilità di creare la tua idea, eseguirla, è già un motivo per cui intraprendere. Ora, poi il punto bisogna capire come monetizzare, quindi sì, figo, bello, ma come faccio a fare i quattrini? Quindi è lì il discorso, è sempre lì. Dicevi appunto che insomma sicuramente la scuola aiuta, ma non è la soluzione unica, nel senso appunto dicevi a volte poi non si riesce a trovare anche lì la soluzione. Quanto magari invece il contesto familiare può aiutare? Nel tuo caso, ad esempio, quanto i lavori dei tuoi genitori, che fanno due lavori molto molto diversi tra loro, hanno però influenzato il tuo essere imprenditore digitale? Ma allora, imprenditore digitale, tuo padre è artigiano ad esempio, mio no? padre è un mugnaio, proprio, che è un artigiano fondamentalmente, che è diverso dall'imprenditore, è un sì, artigiano, infatti. Trasforma delle cose, le vende ed è molto bravo. Mia madre invece lavora in una company di moda, per cui c'è due lavori completamente diversi e in entrambi non fanno l'imprenditore, quindi non è il loro mestiere. Allora, sicuramente il tuo ecosistema laterale che hai di fianco fondamentalmente ti aiuta a capire quali sono le tue sfaccettature. Mm-hmm. Mi hanno aiutato motivando il fatto di fai quello che credi e poi vediamo, ok? Però no, non deriva da lì, non ho una famiglia che fa l'imprenditore, cioè non ho una storia di questo tipo. Quello che dico nel libro è attenzione ai consigli dei conosciuti, cioè ho anche fatto un video sulla mia pagina, sì. Cioè se tu parti da friends and family, degli amici, a farti dare i consigli della famiglia, è uno dei primi errori che tu puoi fare. Non esci più. No, perché le persone che sono di fianco a te ti diranno sempre la cosa migliore che tu vuoi farti, che tu vuoi sentirti dire. Okay. Quindi sei brava, sì, bella idea, continua così, fantastico, eccetera. Il mio consiglio invece è l'esatto contrario. E cerca di andare nei punti dove puoi prendere più schiaffi in faccia, chiaramente costruttivi, ok? Perché è lì che tu fai l'evoluzione del tuo prodotto e del tuo servizio. Non lo fai quando sei in un ambiente più rilassato, di comfort, come si dice in gergo, o peggio ancora la tua famiglia, dove chiaramente ti vogliono aiutare, credono che aiuta, dicendoti che va bene, ti aiutino, insomma. Come, questo non è il tuo primo libro, questo è il terzo libro che scrivi, però è completamente diverso dai primi due, per insomma. Fortuna no, lo so, però dici diversificare è questo, quindi cambiare, no, insomma, i primi due libri sono andati molto bene, sì. Libri però di raccolti di poesie tue, quindi sì, proprio, sì, con, sì, scritti di poesie un po' molto un po' fuori come da quello che c'è. Molto intima come cosa, sì. Molto.
Come mai invece adesso hai voluto raccontare invece quell'altra parte, quell'altra faccia di Mario, verrebbe da dire, no? Ma allora, in realtà le poesie sono, come dicevi tu, qualcosa di intimo, ma è un qualcosa di soggettivo, cioè è difficile che una persona legga una poesia, non so, la mia Milano respira, che il sindaco Moratti l'aveva utilizzato per una campagna, eccetera, e capire cosa dico di quella cosa, come la canzone, cioè è difficile se leggi un testo, no? E qui invece avevo proprio l'esigenza di fare qualche cosa, mettere insieme il mio lavoro, la mia passione, che chiaramente è il mondo digitale, in un testo che potesse servire al Mario che comincia oggi, in maniera oggettiva, cioè senza cose soggettive, oggettivo, ok, scritto proprio così. E da lì è nata Startup di Merda. Ma infatti qui dentro questo libro, diciamo, c'è tanto del tuo vissuto, ma non c'è proprio riferimenti personali diretti a quello che fai tu, no? Nel senso, no, non è un libro promozionale, non è un libro, infatti, non è, cioè, un libro ho fatto così quindi fate dell'altra maniera, oppure ho fatto così fate come ho fatto io, no assolutamente, tante assolutamente. Esperienze che porti, hai detto al Mario che inizia adesso, quindi è anche un discorso che mi sta invecchiando. Mario, non ti senti ormai sto terribilmente invecchiando, Fabio, papà di quelli che faranno le startup domani? Ma certe volte mi sento veramente di un altro pianeta. Sì, è così. Vado, giro nelle radio, nelle televisioni, come questo bellissimo progetto Milano News, e vedo delle cose che chi ha la nostra età ha già provato a fare mille volte e tu sei riuscito a farlo, no? E vedo altrettanti che cominciano a fare un loro progetto e dico, caspita, sì, mi ricordo quella volta in cui ho cominciato, quanto tempo fa, eccetera, quanti errori. Un po' sì, un po' è per chiudere, secondo me, e questo lo sto realizzando solamente in queste settimane in cui faccio le presentazioni, sì, una parte della mia vita. Cioè è come se dicessi, ok, con questo libro chiudo la mia vita da giovane digitale. E siamo arrivati a un white album, siamo arrivati. E quindi dopo questo è tutta una nuova... È una nuova cosa, no? Cioè altri dicono ogni 5 anni tu devi cambiare totalmente percorso, no? E secondo me è giusto che sia così. Cioè almeno io mi sento senza svelarci nulla allora del percorso futuro di Mario Moroni, che cosa però così vedi all'orizzonte? Ma allora, vedo che devo personalmente fare le cose che sono capace di fare e pian piano smettere e spegnere le cose che non riesco a controllare personalmente o che non sono assolutamente in grado di fare. E in realtà quando ero partito, questo è un consiglio che do anche a tutti gli eventi startup, è focalizzatevi su una verticale, punto. Cioè non pensate di mettere tutto assieme. Questo è un errore che ho fatto ripetutamente. Cioè, quindi è stato sempre un cercare di sistemare la situazione con altri metodi. Quindi ecco questo, e poi nel futuro vediamo, nel senso che comunque ora in questo libro mi sta dando la possibilità di parlare con delle persone che non conosco, e quindi anche questo, per chi fa come noi mestiere di intrattenimento, di video eccetera, è un'occasione unica di andare e parlare tutti i giorni con persone nuove, per cui sicuramente non qualcosa legato all'operatività digitale, che credo che anche in futuro scomparirà, come è scomparso molto del lavoro fisico oggi per l'essere umano. Banalmente non faremo i prossimi 2 o 3 anni a fare i post su Facebook, è normale che non sia già più così oggi, per cui anche il mio lavoro vivrà di conseguenze che sono dettate dalle piattaforme Amazon, Facebook. Quanto appunto le piattaforme, le tecnologie poi in realtà influenzano l'andamento, no, di un certo tipo di business o di impresa in quella o quell'altra direzione? Questo è pro e contro. Sicuramente le piattaforme influenzano il 90% della creazione di contenuti oggi. Se ci pensate bene, qualche anno fa, dove i post venivano più visti se avevano una foto, avevano una citazione, oggi Facebook ti obbliga a non mettere il testo dentro nelle immagini, e se non fai un video la tua portata, la tua pagina Facebook tra il 3 e il 5%, quindi in realtà sono loro che decidono quale tipologia di contenuti le persone devono sviluppare. Dall'altra parte penso invece che una volta andare a parlare con migliaia di persone con una verticale importante, quindi facendo una selezione, era quasi impossibile. Quando ho cominciato io a fare radio, a Radio Lupo Solitario, su 9700 FM della provincia di Varese, in cui c'era rock, veramente Mario sembra uno del secolo scorso, cioè ricordiamo Mario Moroni, classe 1983, giovane. Quello che si definì, in Italia sei un giovanissimo, giovane imprenditore. Ma rimane che avessi già tipo 8 figli e stessi già lì a dire quando vai in pensione, circa, però è vero, esatto.
Una volta lì si ascoltava la musica della radio, oggi ormai ti portavano la cassettina del tuo programma registrato, le ascoltatrici e gli ascoltatori, perché eri figo che facevi questa cosa. Oggi sembra una roba dell'Ottocento, no? E oggi sei sempre più propenso in realtà a fare un ascolto fluido delle informazioni. Quindi in realtà influenzano tantissimo le piattaforme, un po' secondo me influenzano anche la capacità che noi abbiamo di formare le persone nel leggere i dati e leggere le informazioni. Mi spiego. Amazon ha lanciato Audible, che è un'applicazione che ti permette di ascoltare i libri letti dagli autori. In Italia non funziona tantissimo, perché un po' non leggiamo libri, ne scriviamo di più, vedi questo, piuttosto di quanto ne leggiamo, e dall'altra parte non abbiamo mai tempo di fare niente perché siamo sempre superficiali. Quindi se tu hai una platea di persone superficiali, chiaramente la piattaforma chiederà più contenuti superficiali. Se tu invece hai una verticale più colta, più lunga, eccetera, come magari questa di Milano News, potranno ascoltare l'intervista per tanto tempo. Piattaforme, utenti, è un mix, è un circolo vizioso che però deve partire da te. Tu come vuoi essere visto, come vuoi essere ascoltato? L'ho provato anche sulla mia pelle. Io quando in radio almeno un'ora di intervista, fai tutte le tue belle cose, il mio bel caffettino, che è un video di 5 minuti ogni mattina, è di 5 minuti e 3, 4, 5, 10 mila persone ogni giorno, ma di tematiche ben precise. Non lo potrei fare raccontando la farfallina di Belen o tematiche, diciamo, così. Quindi è un po' lì, cioè secondo me la piattaforma incide sì, ma... Anzi, può essere sfruttata bene per me a quel punto farsi crescere proprio verticale, come dicevi tu, e trovare il proprio pubblico. Siamo quasi in chiusura, Mario. Allora, dacci un buon motivo invece per leggere Startup di Merda. Innanzitutto perché Memorie del Mondo, che è l'editore di Startup di Merda, ha creduto in questo progetto e ha mantenuto il titolo così. Quindi già questo... Coraggioso. Ma sappiamo che insomma è un uomo coraggioso che sta dietro a Memorie del Mondo. Il dottor Luca Malini. Diciamo che Luca è una persona coraggiosa, appunto. Ma allora, io direi, cioè la motivazione numero uno è per... leggere un qualche cosa diverso, qualcosa di critico ma non negativo, un qualcosa di costruttivo, un qualcosa di piacevole, divertente, autoironico, per cui secondo me è un ottimo regalo di Natale, chiaramente, ma è una buona mappa per poter capire a che punto siete, senza i falsi miti del mondo startup, senza delle illusioni, delle scorciatoie che, vi do una notizia, non esistono scorciatoie. Quindi se volete sentire e vedere questo, Startup di Merda è un'ottima lettura. Dove lo troviamo, Mario? Su Amazon, cercando ovviamente Startup di Merda in formato flessibile, dice Amazon, quindi cartaceo oppure Kindle, oppure in tutte le librerie, Feltrinelli, eccetera, eccetera, distribuzione in tutta Italia. Se non c'è, chiedetelo in libreria che vi arriva. Che vi arriva. Mario, grazie mille davvero per essere stato qui con noi oggi. Grazie a te per l'invito. Ve lo ricordo, Startup di Merda, Mario Moroni, lo trovate e trovate il motivo per cui non aprire la vostra startup. Se poi passate invece lo stress test del libro, invece apritela perché allora ce la potete fare. Davvero Mario, grazie mille. Allora spero grazie di rivederti presto con tante novità, perché insomma sono appunto, ho capito che c'è all'orizzonte chissà cosa, ho paura, conoscendo Mario Moroni, cosa potrebbe venire fuori. Ci divertiremo come sempre. Ottimo Mario, grazie mille davvero. Ciao Fabio, ciao. Grazie mille anche a voi che ci avete seguito. Allora vi ricordo velocemente due cose. Domani appuntamento speciale con Good Morning Milano, in diretta dalle 12 all'1, qui in studio passeranno tantissimi ospiti, anche tanti conduttori, nel senso che ci daremo il cambio alla conduzione per farvi conoscere tutto ciò che avverrà a Milano in questo lungo ponte di Sant'Ambrogio e nei giorni a seguire in vista del Natale, grandissimi tantissimi eventi. Avremo un collegamento in diretta con la Fiera degli Obei Obei, da cui seguiremo appunto l'apertura degli Obei Obei 2017. Ultima cosa, vi ricordo che questa sera alle ore 18, sempre qui in diretta, l'informazione di Milano News, edizione della sera. Grazie mille, arrivederci e a presto!